Il processo che viene fatto in questa stazione di trattamento è un po' una simulazione di quello che succede in natura, quindi è un posto che sembra un'azienda, un'industria dove viene immagazzinata e trattata l'acqua, ma in realtà viene ricreato lo strato di sabbia che il terreno usa per filtrare l'acqua naturalmente, quindi viene ricreato un ambiente quasi come se fosse naturale. L'unica forzatura è lo spostamento meccanico di quest'acqua dalla falda fino al rubinetto, ma cerchiamo di mantenerla il più pura e naturale possibile. Il fontaniere è quella persona che si occupa di assicurare l'ineccepibilità della qualità dell'acqua potabile, quindi si occupa delle infrastrutture dell'acqua a partire dalle captazioni fino al contatore dell'utente. Il quantitativo di acqua potabile nel mondo è veramente poco. Sono circa 30 km cubici, quindi da qui a Bellinzona un cubo così è tutta l'acqua che c'è nel mondo potabile. Non è molta.